sembra che entriamo a rate, scusi, eh. Sembra un'entrata rateale più che plateale. Ma cioè, cosa fate? Si pettinato. Lo spazio era quello, eh. Vi siete pettinati, è una cosa che non posso guardare. Vabbè, pensa io che ho visto con la spazzola cinese che... Mamma mia, vabbè che non piove. Ha stirato i capelli. Vabbè, scusa, a lei le cose ordinate non piacciono. Non è una cosa ordinata. Ma pensi che cadevano anche i capelli... Proprio... Cioè, finti, non sono quelli veri, diciamo, di gente. No, questi che sono ancora capelli un po'... veri. Sì, 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 sì. Ah, sì. E la parrucca con non i capelli veri. Non sono miei, però i capelli sono veri, è così. Poi non diciamo chi è il produttore, insomma, da dove arrivano, per non fare pubblicità. Io ho intravisto, perché abbiamo questi fari molto forti, un pubblico caldo. Sì. Di cui perché cosa lasciano è pieno di pompieri, l'abbraccio, un alone che li ha visti caldo, come fa a sapere che caldo? No, sento tutto un... ecco, ah, eh. Ha sentito, sì. Sentito, poi sa quando l'energia diventa vibrante, cos'è, l'acqua di un altro, questo va dato bene, le ha dato la doppia, ma la smette, ma sempre è sua, mamma mia, come era mia, l'aveva già presa prima. Ah, va bene, ne hanno aggiunto una nuova, no? Va bene, allora non si può dire niente. Sempre che polemiche, sempre. Ma anche sempre, lui l'ha pettinata, adesso l'ho visto. Va bene. Insomma, allora, tutti maschi in prima fila. Ma no, c'è una ragazza. Ah, c'è una ragazza là. Tra l'altro, abbastanza anche da gara, mi sembra messa giù. Sì, io sono Abba, no, è Abarth, direi. Noi siamo abituati ai cabriolet. Ah, perché la ragazza Abarth va più forte. Va bene, è una questione di cilindri, non lo so io come funziona la questione. No, è importante che, anzi, forse è meglio per la disavventura che ha avuto che non ci siano donne in prima fila. In che senso? Ma quale disavventura? Non lo so, perché io la scorsa settimana avevo 39 e mezzo di febbre, ho fatto il programma, adesso non per essere... E come mai aveva 39 e mezzo di febbre? Può fare l'eroe. Deve essere stata l'acqua, nel no, senso che... No, è stato che le donnacce con cui è andato. Vabbè, diciamo le cose come stanno. Ma lo lasci adesso, non sia subito. È anche vero. È la verità. Ma no, ma che poi ci credo. No, è la verità, credetemi. Ogni la verità. Tanto la verità. Oltretutto pagate poco. Ma si è detto che è stata l'acqua, cosa vuol dire? Ma che acqua? Quale acqua? Non lo so. Solo qui. Oppure ho fatto uno sforzo, perché in questo periodo sto facendo delle traduzioni in latino. Che cosa sta traducendo, scusi? Tanto per capire, dare un'idea al pubblico. Sì, tutto. Adesso cioè tutto cosa? L'Ulisse di Joyce in latino. In latino. Cioè lo sta mettendo lei in latino? Lo sto ma scrivendo perché? Tutto in latino, perché me l'ha commissionato Rebaudeng. Sandretta Rebaudengo. Ah, non pensavo Piazza Rebaudengo. No, la piazza fondazione. Scemo. Ecco. No, allora Rebaudengo, allora sarà stato lo sforzo. Sì. Cosa succede? Delle volte lo ma sforzo. Ma quando mai si sforzava? Ha detto è caduta una punta d'ernia, ecco. Una punta d'ernia. Comunque avevo la febbre alta, sì. E comunque, vabbè. Va bene, comunque siamo qui. Adesso la vedo che si è un po' rimesso. Sì, mi sto rimettendo. Ma si sta curando? Beh, per forza. Ma delle pomate specifiche. Ma vogliamo passare no, oltre perché no, quale pomate non è il programma di Michele dove le mette le pomate gli antibiotici sono per altro che le pomate ma quindi, prende le supposte quindi l'istanza lo due che volgarità sì veramente ecco che madonna che pecoretti ma pensi che io è. Oggi allora le dico questo io oggi ho detto ma questo in fondo a dispetto del fatto che poi noi ci presentiamo chi con parrucche chi con capelli che sembrano parrucche. Una volta il tizzetto mi aveva detto ma tu hai una malattia o era ai tempi delle strano Olimpiadi che riuscite a fare una battuta bella lei è sempre stato favorevole alla Lucianina qua piemontese sta di fatto che io dicevo questo in fondo è un programma che sembra di pagliacci ma poi è un programma che dispensa saggezza sì. O no? No sì. È un programma saggio ma non lo dica o no? A me. Mi interrogavo allora, è un wise format oppure no? È wise. Well. Diciamo una cosa, sì. Che noi per tenere in piedi per 5 anni questo format sì. Ci siamo impegnati tanto. Ah, questo... E abbiamo avuto dalla nostra un pubblico sempre compiacente, un pubblico veramente... Cosa fa quella bellissima bionda lì? Ferma Gaia, la coda in bagno deve stare lì Gaia, deve stare ma lì scusi. Stare, ma le dica pure di scendere venga giù ma dopo scende ma se non scende non perché faccia, non può scendere non può no. Qui ci deve andare al bagno ma no è pieno no, il bagno ma che gliene frega è per you, è un periodo di cistiti questo allora ma no, non dica così abbiamo detto ma la smetti scusi se l'ho importunato scusi prima gli danno schiaffo poi gli chiede scusa allora stavo dicendo in tutti questi anni ci siamo anche noi
impegnati, perché nonostante un pubblico compiacente, un pubblico che ci ha sempre seguito, non è semplice, è vero, fare rinnovarsi, crescere, bravo, e fare un programma interessante. E allora questa sera, visto che ormai mancano poche puntate, e allora alla chi fine, se ne frega, alla fine di diciamo di questo di questa stagione, siccome mancano pochi appuntamenti, io volevo dire soprattutto al pubblico femminile, ecco. Cosa c'entra? Scusa, infatti, diciamo, un programma saggio pubblico, oppure no? Che manca poco per conoscerci. Ma dico, che c'entra? Se... Ma ho detto. Fatevi questo... avanti, perché ma poi noi non ci siamo più, noi andremo in vacanza alle Maldive. Ma questo non è un alambicco che produce, distilla appunto qualche perla di saggezza? Lei potrebbe sintetizzarne una così al volo? Sì, sì, sì. Allora, anche diciamo le ragazze, per dire, vedo una fantastica signorina con gli occhiali in prima fila, ma anche chi smettere. Fosse stufo sempre dei soliti uomini a belli, questa è la infatti giovani, sì, ricchi, sì, dotati, sì, intelligenti, mm, talentuosi, può provare un'alternativa. E qui devo essere ne abbiamo sincero, ce n'è. Avete la quaterna, ragazze. Chi fosse stufo di questa, sì, può provare. La noia, insomma, del successo. Questa è la sigla, così. No, era per dire alle persone, era per puntualizzare, che manca poco. Se manca poco. Portate i numeri di telefono, vediamoci. Perché poi facciamo delle prove. Va bene. Allora, detto questo, Mao, io direi di andare con la sigla. Era un intro, era un intro. Alla faccia per... Ma Montanelli o... un quarto d'ora, altro che intro. Intro, io... Era un intro per, diciamo, anche così... Per entrare. Per entrare, bravo. Per entrare dove? Con l'intro, no? Sì, ma non è che possiamo... Per stare col pubblico, per entrare in no, fusione col lei pubblico. Fosse... Per rompere il ghiaccio, diciamo. Per rompere il ghiaccio. Oh, ma noi a proposito avanti di... Avanti con il rompi il ghiaccio. Allora. A proposito di rompere il ghiaccio, Mao, sei è pronto lei con la sigla? Oh, yeah. Guarda, è pronto come il un Pao, soldatino svizzero. Il la magliettina di Pile la vuol tenere. Ma sembra che sembra che lei sia Balenciaga, no, ogni volta a discutere con. Cioè calma, voglio dire. Ti manca veramente solo più il giornaliero, e sembra che andiamo a sciare. Il nostro Mao è Mauro Corona, non Mauro, ma Mauro frega, Corona de Noantri. Già, si manca solo l'affare della forestale, adesso si presenta spesso. Va bene, allora siamo pronti per la sigla, grazie a questo pubblico meraviglioso. Sì, è stupendo. Io volevo... Bravi. Veramente, veramente. Ci piacete, grazie, non abbiamo... Grazie veramente di... Ma proprio... Questa è la nostra famiglia. La tra l'altro, famiglia. Guardi, io insisterò questa sera, perché comunque è giusto anche ancora che roba forte intro. No, prenda una posizione anche su questa questione della World Family Congress Day e cazzi e mazzi lì a Verona. Lo chiede a me allo bue. No, dico, ma lascia perdere. Dico, abbiamo prenotato che per domani mattina, andiamo a Verona domani mattina, partiamo. A noi piacciono le famiglie allargate, tipo sì, io. A me tanto, tanto. A lei piace allargare le famiglie? Tantissimo, piace tanto, è proprio una mia caratteristica. Lei non sa, comunque devo dire, questa è la nostra famiglia allargata, sì. Io vedo gente da 5 anni che viene sempre, tutte le volte, sì. Li vediamo più dei parenti veri. Guarda, io mi daranno la testimonianza del loro affetto e vi voglio vedere se ci sarete il giorno del mio funerale. Sia calmo, tocchiamo ferro. Voglio fermo. Vedervi, voglio vedere se ci siete. Ma lei non si preoccupi, pensa a morire, poi ci pensa io. Perché... poi vedrà che la gente viene. Lei pensi a morire, perché... che poi arrivano. Lei mi fa ridere sempre come quando eravamo ragazzi, lo bue. È una ventata d'aria fresca. Come diceva il saggio. Sì. Qui tutti vogliono andare in paradiso, ma nessuno vuol morire. Va bene, Mao, andiamo con, io direi, andiamo con la sigla. Non lo so, è 3 ore. Che tonalità me la vuoi fare? Quella questa qui gliela faccio in sol. Ah. Il sol dell'avvenire. Che banale che... Lei pensava un fa diesis. Ma faccia almeno... Un mi bemolle preferisce. Cosa, chi ha detto Mole? Non fate gli spiritosi qua, la banda Bassotti. Qui l'unica cosa veramente di molle che c'è qua è il mi. È questo, guarda che qua non si scherza. Non sfidate, no, qui vogliamo, fai in sol, che una tonalità che io posso anche perfettamente, mi intono. Aspetta.
allora facciamo il sonno. Una sigla sorpresa, amici. Non so, io sto aspettando te. C'hai dei dubbi, per quello io. Lei basta che mi dia l'accordo giusto. La facciamo, che... la facciamo come al solito. Faccia come al solito. Come al solito. Sol. Adesso sarà una... Allora, al solito sarebbe. Aspetti che prendi il testo. Aspetta, perché certe cose... State attenti perché c'è una sigla sorpresa. Molti di voi ricorderanno, hanno anche preso parte a un momento catartico, sì, sì, nella stagione scorsa. Ma guarda Mao, tra l'altro io ho cambiato gli occhiali e mi sono accorto che non è che devo cambiare io gli occhiali, è che lei deve cambiare la cartuccia del toner, perché io continuo a non leggerli i testi. Sì, perché ma, è un inchiostro simpatico. Va bene, ecco, un po' simpatico. Come lei. Fagli scherzi. Ecco. Esatto. Prego. Allora ci vorrebbero delle trombe però adesso. Sì, qua. Faccio io. 1, 2, 3, 4. Vai pa 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 pa. E qui in barriera è nato il Parlamento, in piazza Rebotengo nessuno lo ricorda più. Patria della libertà, Alfieri e Pietro Micca qui han fatto l'università. Qui è nata la 600, il risorgimento a Bagna Cauda e Punta Mes. Culla di gloria e di eccellenza, di magnificenza, fasti e laboriosità. Cosa resta del passato che è stato cancellato? Solo tristezza e nulla più. Il nostro popolo emigrato e ogni laureato è andato a vivere via di qua. Io dico stoppi, 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 stoppi alle fughe da barriera, stoppi, stoppi ad un'esistenza austera, stoppi, stoppi, l'eccellenza resta qui, non occorre più emigrare a Vanchiglia o Citturin. Vai. Bye 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 bye. Erano qui la mole antonelliana, la metropolitana con Capodini e via Leni. Qui nacque l'aspirina, la penicillina, il socialismo e l'art déco. Cosa resta del passato che è stato calpestato? Solo tristezza e nulla più. Il nostro popolo emigrato e ogni laureato è andato a vivere via di qui. Io dico stoppi, 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 stoppi alla fuga da barriera, stoppi, stoppi ad un'esistenza austera, stoppi, stoppi, l'eccellenza resta qui, non occorre più emigrare a Vanchiglia Citturin. E dico stoppi, 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 fischi al vento e la bufera, stoppi, stoppi, è la nostra primavera, stoppi, stoppi, l'eccellenza resta qui, non occorre più emigrare a Vanchiglia Citturin. Non occorre più emigrare e andare via di qui, non occorre più emigrare ad andare via di... È meglio che la faccio basso perché ancora mi... Sì, no, non, in diretta non, proprio no. Di... Che momenti, che momenti, che profondità. Come dicono en France, e voilà. Proprio così dicono. E voilà, voilà. In France dicono così. Dicono e voilà, e voilà, voilà, perché... Francese. Allora, francese, mi è sovvenuto in questo istante con questo suo francesismo d'antan, sì, una cosa capitatami oggi. Mamma che succede? Esco da un bar. Sì? Senza pagare? No. No. Però non come al solito. Mi è successo già qualche volta e ogni volta mi fa strano.
però scusi, e mi fa sorridere come ma è un lei. Cretino. No, no, in realtà è un cretino patentato. Scappa sempre, scappa. Insomma, vengo apostrofato, adesso voglio anche salutare questa persona, beh, da un padre di famiglia, perché poi era lì con i due figli, e mi sento chiamare alle spalle Capitan Freedom, mi fa sempre ridere, no? Capitan Freedom, però con un tono appunto non canzonante. Ah, ecco. No, con un tono serio, come dire. Signor Capitan Freedom. Ma, ecco. Proprio non so se era signor, messer, sta di fatto che uno dei nostri ascoltatori di questo popolo virtuale che ci vede, non ci ascolta neanche per radio, vede le dirette. Ah, sì, perché lui radio... davanti ai suoi figli, io un po' mi vergognavo, diceva non me ne perdo una. È un siete grande. Meravigliosi, siete fantastici e io ogni giovedì mi metto lì e accendo. Lei si rende conto delle responsabilità? Si rende conto. Sì, io mi rendo che conto. Questa line up. Guarda come mi vuole dare l'Iban a questo che se ci manda quattro soldi. Visto. Infatti. Che ma questi ma vengono qua e è uscito, è stava entrando Frido, uscito poi... dal bar apposta. Perché ho sentito. Tu ti senti alle spalle e pensi che sia quello della finanza. Della Tari, della finanza. Sì. Invece no. Allora no. Ringraziamo quegli amici che ci seguono da casa, c'è anche questo popolo sul divano in panciolle, a volte immagino anche in déshabillé, come dire, succinti, ma succinti, lasci stare, nudi, chi se ne frega. E no, ma lo sa, lo bue è una categoria dello spirito, perché ci sono, se ne so, tu vai in qualche casa a Milano, c'è la signora che comunque a qualunque ora del giorno o della notte ha il tacchetto, le calze, la gonna, la longhette e ti accoglie così, anche se arrivi all'improvviso. Invece c'è tutto un popolo che quando arriva a casa a si Milano. Cambia. Sì, sì, sì. Lei come? Lei si cambia e si mette magari dei vestiti un po'... Sempre mi sì, cambio. Sì, baby doll si mette. Perché diciamo che... Come sto fuori casa... Come sto fuori casa, strano che le mosche ce l'abbia solo io. Sarà il parrucchiere, No, è perché è malato. Cioè, lei si mette le robe brutte in casa e le robe fighe per uscire? Io o mi come metto, fanno tanti, io, diciamo, no, mi metto le robe brutte in casa e per uscire. E anche. Io mi stupisco di questo pubblico che invece si mette le cose brutte per uscire. Da noi. E come cazzo sta a casa? Con lo smoking? No, non lo so, lo spero. Ecco, o stanno, non so, sì, si fanno peggio, i diciamo. Cartamodelli, quelli in di carta, va bene. Allora, detto questo, io questa settimana, Frido, lei è andata nei bar a scroccare le... No, ho preso un caffè. Non ha pagato come... Ho pagato io, anzitutto, il ecco, caffè. Lei è andata nei bar, invece noi la scorsa settimana abbiamo aperto le porte del FAIP, perché è stata la settimana... Ah, è vero, c'è stato... È stata la settimana... FAIP. E cosa ha fatto? È il fondo ambientale. Sì. Italiano però popolare. Ah, il FAIP, è vero. Sì, noi sì, abbiamo un'iniziativa proprio di iniziativa, abbiamo aperto delle cose bellissime, non la aprivano da tanti anni, soprattutto come per fare le pulizie la casa di Lobue. Faceva parte dei beni del FAIP. Abbiamo aperto a casa di mia mamma da quando poverina è mancata, che non era stata aperta. Esatto. E abbiamo aperto anche il cortile di via Ghedini. Via Ghedini è quella sempre aperta. Non c'è più il custode con la livrea, non c'è, è sempre aperto il FAIP, questo brand, ma anche lì c'era io vi invito, non vale raccontare queste cose, vi invito a vedere veramente dove abitano pure l'ingresso, vi ma la smetta. Allora noi le abbiamo aperte, ma c'erano le code come per gli omologhi del FAI, a voglia, infatti, cioè. Delle code pazzesche. E abbiamo anche, se la regia per cortesia vedi che ci sono l'agevola, è per quello gatta la volta quasi. Ecco, l'agevola, abbiamo anche ripreso delle fotografie, ecco, vedete qua. È l'interno questo, vero? Questa è via Ghedini dove abita Lobue. Guardate che cosa, questo è solo il giardino. È stupendo, sì, perché una volta... E guardi lì sulle panchine c'è anche mia mamma, guardi. Bene. E l'architettura dei giardini. Non per dire, la gente non le conosceva, quindi è venuta... Ha fatto bene a farlo sapere. Così la gente è venuta, vedrà, che bello, guarda che cosa... Ma tra i migliori architetti del paesaggio si sono cimentati nella produzione di questo. Poi giardino. Abbiamo aperto, vediamo, che credo, cosa arriva prima, prego regia... Ecco, la casa di mia madre, questa era la casa di mia mamma. Ma scusi, c'era un'altra via lì. Le case popolari, vedi dove c'è scritto Beverly Hills. Queste le abbiamo aperte
e la gente le è piaciuta no, perché ma che... ha visto. E poi come ultima cosa abbiamo aperto la casa di Savino Lobue, ecco, due camere cucina, vedete, ecco. Ma scusi, questo non... Due bagni ce l'avete almeno, perché voglio sì. dire, da lì andare a pisciare, uno c'è la doccia, no, uno c'è la vasca, lo stile è sempre quello, ti caghi addosso, eh? Lo stile è sempre quello della giacca, ti piace, sì, così uno sì, stile sì. sobrio, è uno sì, stile rigoroso. Va bene, questo è per dire quanto noi, per dire grazie Sergio Olivato, sì, facciamo tecnico, un applauso RVM contributi video. Beh, il FIPE anche il prossimo anno naturalmente aprirà altre dimore storiche, sì, abbiamo cominciato, siamo con un certo già, successo, bravo, stiamo già lavorando per il Cotolengo, per il prossimo anno, che addirittura riapriremo il Pigaron, sì, chi è, diciamo, e faremo almeno delle over 40, sì, se lo ricordo, se lo ricordo, faremo delle visite guidate ai bagni del Pigaron, va bene. Noi lo chiamavamo 10.000 perché c'erano ancora le lire, costava 10.000 lire, sì, poi diventarono 10 euro. Facevi 10.000 lire di menù e almeno 30-40.000 lire poi alla media di Savoia. Un mese all'ospedale facevi anche. Io una volta avevo visto passare un... Sì, sì, insomma, sì. Una beh, lasciamo stare. Etologica. Io ci ho perso un amico al Figaro, figura. Salmone lo mangiava il salmone ai ferri, dai, secondo. Tanto non c'è più, lasciamo stare, sì, lasciamo stare con questa storica trattoria, molti la ricorderanno, in via Accademia Albertina mi pare fosse, va bene, allora io direi a questo punto, cari amici, di introdurre il primo ospite. Spesso si accusa, sì, si accusano questi giovani di essere ramolliti, demolaccioni, sì, di essere così privi anche di stimoli per il cambiamento dell'esistenza umana. Ma si ricorda appunto, non l'epiteto. So cosa sto dicendo, no, però sta andando forte, a me non mi piace questo genere un po' se vuole involuto, ma efficace. E ultimamente li ho visti tanto attenti nel tema dell'ambiente, i giovani, sì, li vedo, no, Friday for Future, esattamente, allora noi, proprio quello noi allora vogliamo andare a intervistare il più grande esperto di ambiente, di ecologismo, vero, ce l'abbiamo anche noi, di natura, e ci possiamo far mancare questo, no? Lui è un ecologista a sé stante, indipendente, un po' atipico, si chiama l'avvocato Giovanni Conterio. Ma no, ma scusi, è lui, ma no, è un politico quello, sì, ma infatti, cosa c'entra con l'ambiente? Vabbè, non è super parte, però una sua idea di ecologia, ecco, di ambiente. Beh, molto particolare, allora, se la ricordo bene, dal 2006. E dove si trova in questo momento? E tra poco ci collegheremo con lui, il segretario del movimento politico dei Grigi Grigi. Prego la sigla della tribuna politica, Mauro.